Quindi abbiamo questa parte che si chiama corona e questa che si chiama radice. Che nella corona si chiama smalto. Vado a dare un'occhiata veloce alla sua situazione generale. Ecco, infatti qui, come immaginavo, buongiorno, è la prima volta che viene da noi. Ok, va bene. Allora, se non mi ricordo male, l'appuntamento di oggi era per una pulizia, una semplice pulizia dei denti. Ok, visto che non è mai venuto qui, le devo fare alcune domande di routine molto semplici e metto in database i suoi dati e poi cominciamo subito. D'accordo? Benissimo. Allora, mi scusi se mi giro un attimo dall'altra parte, ma devo scrivere nome e cognome. Ok, data di nascita. Auguri, in ritardo. Poi, comune di nascita. Immagino anche di residenza. E numero di cellulare. Adesso passiamo alla sezione delle domande che riguardano un po' la parte medica. Quindi, ha mai avuto particolari problemi ai denti? Ha portato l'apparecchio? Se ha avuto un'operazione, carie? Potrò vedere, però insomma, se me lo dice faccio prima. Ok, per quanti anni? A dei farmaci. Ok, penicillina. Qualcos'altro? Allergia in generale? Ok, bene. Neanche intolleranze. Ha mai avuto altri problemi in altre parti del corpo? Ha subito operazioni? Ok. Si prende altri farmaci integratori? Ok, bene. E d'accordo. E le posso chiedere? D'accordo, quindi lei mi ha detto che fondamentalmente soffre i denti sensibili e da quello che ho capito non va dal dentista da un po', perché dopo l'apparecchio
Ha avuto un po' di paura, ok? L'ha un po' scioccata questa esperienza. D'accordo. Allora, intanto io sono Chiara, mi chiami pure per nome, non c'è problema, piacere. E io guardi, faccio da dentista anche ai bambini e i bambini sono terrorizzati sempre. Quindi per me la cosa più importante è che il mio paziente sia calmo e rilassato. È una pulizia dei denti, tra l'altro, quindi nulla di che, veramente una cosa di routine, una cosa semplicissima. E soprattutto, secondo me, la paura è molto spesso data dal fatto di non sapere cosa si andrà a subire, cosa andrò a fare, eccetera, ok? Quindi, se lei è d'accordo, prima di cominciare vorrei descriverle proprio brevemente il dente, cosa andrò a fare in particolare, e poi, se mi permette, anche le voglio descrivere, visto che mi ha detto che usa lo spazzolino manuale e anche, insomma, come si spazzola i denti di solito, vorrei descriverle il metodo giusto di spazzolarsi i denti, la tecnica giusta. Ok, bene. No, ci metteremo poco e dopo cominciamo subito, d'accordo? Ok, perfetto. Allora, per prima cosa andiamo a guardare la tecnica di spazzolamento dei denti. Ok, metto un secondo i guanti. Se qui è blu perché ci mettiamo della cera sopra per fare alcune cose, ma non se ne deve preoccupare oggi, d'accordo. E noi abbiamo, come insomma saprà probabilmente, l'arcata superiore e l'arcata inferiore, in tutto sono 32 denti, ok? 4 incisivi, 8 incisivi, canini, premolari e molari. Solo una parte per farle vedere come effettivamente dovrebbe spazzolarsi i denti, d'accordo? Allora, prendiamo uno spazzolino come esempio. Dobbiamo prendere ogni singolo dente. Ricordarsi che i denti non sono solo questi, ma sono anche e soprattutto all'interno, ok? All'interno è dove va tutta la saliva, dove vanno tutti i residui di cibo, quindi è molto 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 importante, fondamentale spazzolarsi anche la parte interna dei denti, nonché la lingua, e anche una spazzolata veloce alle mucose, ok? In tutto il processo dovrebbe durare circa 2 minuti e va fatto per 3 volte al giorno, a massimo un'ora dai pasti. Ok? Quindi dopo colazione, dopo pranzo e dopo cena. No, 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 prima di colazione non ha senso. Ok? Lo so che alcune persone fanno così, però no, si fidi di me. Va fatto dopo colazione, ovviamente. E questo è come bisogna spazzolare i denti. Adesso è un po' più tranquillo, ok? Lassato, d'accordo.
vedere come dovrebbe risultare un dente, come un dente, ok? Con il modellino. Quindi abbiamo questa parte che si chiama corona e questa che si chiama radice, ok? E qui c'è la gengiva, d'accordo. Adesso vado a disegnare il dente, vado a spiegarle come è fatto, le sue parti, in modo molto molto breve e semplice. Questo per farle capire poi dove andrò a lavorare con la pulizia dei denti, d'accordo? Ok. Allora disegniamo molto molto a caso un dente. L'avviso che le mie doti artistiche per quanto riguarda il disegno sono a livello qua. Allora qui ovviamente apriamo la gengiva e, come abbiamo detto, questa parte si chiama corona, questa parte si chiama radice, d'accordo? Ricorda anche un po' la radice delle piante, che è tipo degli alberi. Allora abbiamo una parte esterna. Nella corona si chiama smalto. Lo smalto è quello che può vedere sui denti, d'accordo? È quello che andiamo a spazzolare. Invece si chiama cemento, d'accordo? Abbiamo poi un ulteriore strato qui. E qui prendono lo stesso nome, e cioè dentina, dentina. E anche qui dentina. Poi nella parte interna del dente abbiamo la polpa, costituita da nervi e vasi sanguigni. Poi un'altra parte molto molto importante del dente è questa qui, che è chiamata legamento parodontale, ed è il legamento che lega, mette a contatto, fa comunicare il dente e l'osso. E non esagero quando dico che è decisamente la parte più importante del dente. Ok, quindi tutto qui. Io oggi dove andrò a lavorare? Io non andrò a lavorare in nulla di tutto ciò. Andrò a lavorare qui e qui, ok? Tra un dente e l'altro si accumula del tartaro, d'accordo? Si accumula appunto dal cibo, e molte volte non riusciamo a toglierlo bene. Quindi è per questo che si fa la pulizia dei denti fondamentalmente. Quindi no, non andrò a toccare, ovviamente, non andrò a intaccare lo smalto, né assolutamente dentine e polpa, non si preoccupi. Quindi hai capito che ciò che vado a fare è veramente, veramente semplice, assolutamente non invasivo, d'accordo? Bene. Ok.
Allora faccio un bel respiro e intanto mi metto la mascherina. Eccoci qua. Allora, prima di cominciare vado a dare un'occhiata veloce, proprio nella bocca. Un bel respiro, apri bene la bocca e ci siamo. Ok. Come va? Semplicemente a, diciamo, a scavare fra i denti, ok? Sì, è una cosa veramente semplice. Ah, sai che a me è sempre piaciuto usarlo. Sì. So che a tante persone non piace, ma a me diverte quasi, mi è sempre piaciuto. E il segreto per usarlo in modo corretto è di ogni volta che lo si infila fra un dente e l'altro. Di pulire prima un lato, quindi primo un dente, ad esempio il dente alla destra del filo, e dopo il dente alla sinistra, quindi esatto, per ogni spazio fra i denti di passare il filo dentale due volte, ognuno
se no non si risolve niente, no? Se no è quasi inutile usarlo. Normale. Andiamo a togliere tutto. Quindi tutto bene ancora. D'accordo. Dimmi assolutamente se vuoi che mi fermi. Sì. Faccio male. Io in generale ci tengo davvero davvero che l'esperienza del cliente, del paziente, sia il più tranquilla possibile, ok? Perché trovo che molti miei colleghi arrivino subito al punto. Anzi, molti, ho veramente tanti tanti pazienti bimbi. So che loro hanno questo terrore, poi appunto quando bisogna mettere magari l'apparecchio, le carie, tanti dolci, sofficcheli, eccetera, dopo magari molte volte hanno rischiano di avere delle brutte esperienze, poi appunto da adulti non prendersi cura dei denti come si dovrebbe, ed è invece molto molto importante, fondamentale. Quindi ci tengo tanto alla salute dei denti in generale. Ok, allora passiamo sopra. D'accordo. Allora. La pulizia dei denti per me è una cosa molto rilassante, perché facciamo cose ovviamente molto più complicate e mi dà un senso di pace, quasi, se si può dire così, perché pulizia, no? Tolgo, è come se togliessi il cattivo, no? Da qualcosa, lo sporco, e facessi ricominciare un po' il mio paziente, cancellassi un po' di sporco anche della vita, no? I pensieri che si vogliono cancellare, eccetera, e facessi ricominciare. Ed è sì anche la possibilità, perché no, di tenere pulito meglio. Quindi non lo so, il mio ragionamento sembra un po' da matta, vero? Però non lo so, è rilassante pensare che poi un paziente avrà anche dopo la pulizia molto molto più sicurezza in se stesso, magari si arrederà anche di più, perché no? Scusi, ma c'è il telefono che suona di là, è sempre pieno di chiamate, e non lo so.
molte persone siano anche... Io ho quasi finito e comunque trovo che molte persone siano... insicure dei propri denti, sorridono anche di meno. Invece, cavolo, il sorriso è la nostra arma migliore, giusto? Si dice così. I denti hanno un ruolo fondamentale nella nostra salute. Inoltre ci permettono anche di mangiare quello che vogliamo, no? Io ho finito. Esatto, velocissimo, guardi. Allora, adesso guardiamo meglio. Ci permettono, stavo dicendo, di mangiare quello che vogliamo. Sono i nostri assistenti. In realtà sa che lei mangia bene, perché comunque si vede che non fa eccessivo uso di alimenti che possono rovinare i denti, ingiallire. Un secondo a tamponare una cosa. Allora, la sua esperienza è stata positiva, le è passato un po' la paura del dentista. D'accordo. Ok, ne sono onorata quasi. Ok. Allora, io direi che sì, abbiamo finito, le do un bicchiere d'acqua. Beva pure, si sciacqui la bocca. Adesso può andare in segreteria e vi sarà di ventamento un altro appuntamento per fra 6 mesi. Oppure può chiamarci. In generale noi comunque le mandiamo un messaggio. Che appunto per contrastare un attimo il fastidio dei denti sensibili. Non si aspetti miracoli e non potrà comunque mordere il gelato, però i fastidi, quelli più semplici invece, potrà combatterli, ecco. No, io ringrazio lei davvero, è stato un paziente ideale in realtà. Ok, d'accordo. Alla prossima.
Arrivederci.